Tribute Tonight di Professor Green e The Druids, news del nostro Mr. X, finalmente ritornano, a volte rintronano. Where is she, babe, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, Gossip Girl. A qualcuno si sta scaricando il cellulare, vero, caro Mediasaro? Che la nuova coppia di Hollywood fosse quella formata da Katie Holmes e George Clooney, i due, l'ex moglie di Tom Cruise, lo scapolo d'oro del cinema, si stanno frequentando con una certa assiduità. Lei ha partecipato alla premiere di Gravity all'inizio del mese dopo essersi goduta alcune uscite a due in seguito a una cena a casa di amici. Katie e George si conoscono da anni, ha raccontato una fonte all'edizione britannica di Grazia. Si sono incontrati tramite l'ex marito di Katie e sono rimasti in contatto. Katie ha una cotta per lui da secoli, sono entrambi single e sono usciti un paio di volte dopo quella cena. Bene, noi sapete che le notizie del nostro Mr. X le possiamo sottolineare agevolmente con questo jingle. Non ci credo! E poi c'è una cosa che tutti devono sapere riguardo il buon George Clooney, che ce la sottolinea abbastanza degnamente codesto jingle che adesso stiamo caricando in Jingle Machine e che vi proponiamo. Succede che qua ci sono ashbaki, poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Assolutamente. Ma a proposito di ashbaki, di cose che non si devono fare, siamo giunti all'ottava puntata di questa nostra radio soap, radio sitcom, radio quello che volete. Fatto sta che è qualcosa che ormai ci sta quasi sfuggendo di mano. Ed è l'ottava puntata, la 28esima nel complessivo di Mr. X in Love, che si intitola quello che comunemente noi chiamiamo esso. Mr. X, nonostante avesse Giovanni Scialpi posto a cutra sulla sua spalla destra, il mercoledì pomeriggio telefonò a Lisa una prima volta per dirle che la sera dopo, intorno alle 8, doveva andare da lui per espletare la pratica cenetta romantica più notte di sesso. Poi le ribadì quella cosa altre tre volte nel corso della giornata successiva, per essere certo che non se ne dimenticasse. Del resto non voleva che quella farfallina abruzzese accampasse una scusa dell'ultimo minuto per non presentarsi alla sua seconda casa di Napoli. Quel piccolo appartamento da 100 metri quadri in un attico con vista decumano inferiore, altresì detto Spacca Napoli, era il luogo perfetto per quell'incontro intimo. Alla fine però Lisa arrivò alle 8:15, mentre il ragazzo stava preparando una cenetta romantica a base di pesce, nello specifico spaghetti con le vongole e una porzione di calamari fritti. Naturalmente il ragazzo aveva chiesto aiuto a Giulio Pasqui per conoscere i gusti della ragazza. Mmm, che buon profumino, tutto a base di pesce stasera, eh? E beh, o pisci in bocca non potrei che piacerti. Che hai detto, scusa? Oh, nulla, nulla. Mr. X si voltò per un istante verso Lisa. Il ragazzo si era accordato con lei anche sul vestiario, infatti doveva indossare una minigonna come d'uopo in queste situazioni e una maglietta a maniche a giro bianca. Così, mentre stava facendo cucinare gli spaghetti, la guardò per qualche istante negli occhi. Perché ti piace ricoprire il ruolo di quella che la dà a tutti? Forse perché mi piace tanto fare sesso? Ho ancora altri 4-5 anni prima di mettere la testa a posto, solo allora penserò a mettere su famiglia e a cercarmi un fidanzato stabile. È un faccino così innocente. Oh, dai. Non puoi fidarti sempre delle apparenze. Io non prendo in giro nessuno. Quelli che vengono con me sanno che non sono una cosiddetta ragazza seria, ma non voglio neppure quel ruolo per sbaglio. Solo tu mi vorresti come una brava ragazza. Il problema è che da quando ho cominciato il liceo non voglio ricoprire il ruolo di brava ragazza. Mr. X fece un respiro profondo e poi non disse nulla fino a quando la cena non fu sul tavolo, e questo nonostante Lisa stesse provando a scaldare l'ambiente dandogli dei baci sulla guancia.
Lì invece i due discorsero di università intorno alle 11 di sera, i due entrarono in camera da letto. Lei senza pensarci troppo si tolse le mutandine da sotto la minigonna e il reggiseno da sotto la maglietta, e intanto Mr. X si tolse la maglietta e cominciò a tirar fuori i condom della Durex da sotto il letto e, nonostante fosse un po' teso, si sedette accanto alla ragazza che iniziò con alcuni gioiosi massaggini. Non c'è bisogno che tu finga, amico mio. Per un'esperta come me non ci vuole molto a capire che questa è la tua prima volta, ma ti perdono per non avermelo detto. Oh, buon cielo. Relax, è l'istinto più naturale di noi uomini. Così Lisa abbassò i pantaloni a Mr. X e andò a fondo dandogli la prima goduria. Poi lei si tolse via tutto e cominciò a dargli qualche bacio in bocca, mentre in Olanda stavano succedendo altre cose che riserviamo alla vostra immaginazione. Dopo un po' però Mr. X tolse il salame dal corridoio e la sollevò di peso dal suo corpo, risistemandosi i pantaloni. No Lisa, no cazzo, non è questo che voglio veramente. Non voglio vederti nuda in questa stanza mentre facciamo ogni tipo di sesso descritto da Wikipedia. Io sono innamorato follemente di te, amo l'innocenza del tuo faccino, amo l'innocenza e la dolcezza con cui certi vestiti ti stanno addosso, amo come ondeggia il tuo culo quando lo metti in un paio di jeans o di pantaloncini, ma non amo quando fai certe cose. Non amo che ora te ne stai nuda sul mio letto e non ti copri le vergogne come le ragazze con un faccino innocente come il tuo dovrebbero fare, perché io non sono il tuo ragazzo, sono solo uno dei tanti. Alla fine Mr. X aveva deciso di non fare sesso con Lisa nonostante avesse avuto la possibilità. I due ragazzi rimasero a dormire in quell'abitazione, il protagonista sul divano come un povero marito che aveva screziato la moglie, lei nel letto completamente nuda e anche con qualche pensiero in testa dopo il discorso che il ragazzo le aveva fatto. Quello che comunemente noi chiamiamo amore, forse non è altro che un paradosso, un'illusione, qualche cosa di cui tu sempre scritto, senza veramente mai sapere come fosse fatto, anche perché guardo fuori e fuori non ce n'è, un milione di persone però lui non c'è, universi separati con le cuffie nelle orecchie, persi in una collettiva solitudine. E se invece fosse il solo senso di essere qui, l'unica ragione per cui valga la pena di fare tutto il viaggio e comprendere quello che comunemente noi chiamiamo amore. Quello che comunemente noi chiamiamo amore, che abbiamo preso a prestito il titolo di questa canzone di Max Pezzali per intitolare l'ottavo appuntamento di Mr. X in Love, intitolato Quello che comunemente noi chiamiamo esso. Allora ragazzi, quanto date ragione al buon Piero Chiambretti quando dice che la TV è schiava dell'auditel e per questo motivo non si sperimenta più, Dario? Non ho capito, scusa. Dico, Piero Chiambretti ha detto la TV è schiava dell'auditel e per questo motivo non si sperimenta più. Gli dai ragione oppure... Non sono di questo avviso. Prego. Non sono di questo avviso perché comunque i programmi che vengono sperimentati sono sempre... ci sono comunque. Di certo l'auditel è uno strumento che tende a enfatizzare una rete, non di certo per potenziarlo, per dare degli impulsi per sperimentare nuovi programmi. Saro? Guarda, io penso che tutto sommato siamo veramente schemi dell'auditel. Ormai i numeri sono molto più importanti della sostanza. Secondo me si fa molto più per i numeri che per veramente sperimentare, si fa sempre più sul sicuro. Infatti vedete come
come per dire, Rai 1 si muove sempre soltanto con la verità fino a maggio, e poi invece la buona ogni estate insieme a catena, mentre potrebbe benissimo fare settembre-gennaio la verità, febbraio-maggio qualcos'altro, e poi giugno-settembre. Ok Saro, no, siamo un po' lunghi, ti devo interrompere, ho capito comunque la tua antifona. Ho comunque capito la tua antifona, siamo al momento personaggi famosi che quando è iniziato la loro carriera facevano i cantanti. L'annunciamo adesso, DJ Francesco con la canzone del Capitano. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Un giro, un passo avanti ondeggiando, un altro indietro ballando, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Un giro, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Un giro, un passo avanti ondeggiando, indietro bailando, muovi al tempo il bacino, sono il capitano. Su una barca di pirati in festa, io con la bandana in testa ti do la caccia, la folla balla e dentro la piscina c'è chi prova a stare a galla come una palla. Ti giro intorno seguendo il tuo bacino, bello come il mondo, rotondo, io mi ci tuffo, mi ci impossesso, perché sono il capitano, sei il capitano, sei, sei come un corsaro, un abile bandito, capitano Gino, ti ho fatto mia dalle tue labbra, prendo ma non mi arrendo e cerco di portarti via a mare aperto dentro al mio mondo, dove sovrano avrò il tuo tesoro, perché sono il capitano. E con la mano in alto ti do il mio tempo, segui il ritmo del capitano, segui il ritmo del capitano, seguimi, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Un giro, un passo avanti. Matteo Bordone, che lo abbiamo conosciuto al GDE di Geppi Cucciari, il nuovo conduttore di Extra Factor su Sky 1 HD per quello che concerne X Factor, sostituisce quindi Max Novaresi e Brenda Lodigiani. Ma siamo ad un momento imprescindibile della nostra trasmissione, perché in chiusura, come ormai sapete, ci sono i pensieri stupendi della buonanotte, pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire e un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per entrare a far parte dei giovani democratici, anche se si ha 31 anni. Sigla. Pensieri stupendi, nasce un poco strisciando. Ogni riferimento a Saro Zappalà è puramente casuale. Il mio segreto è che ogni sera piango perché mi sento terribilmente sola, il mio ragazzo è lontano, i miei genitori non mi considerano e non ho più amici. Ho bisogno che qualcuno mi capisca. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Da piccola prendevo tutte le Barbie che avevo, le mettevo nude l'una accanto all'altra e fingevo che Ken dovesse scegliere la sua futura sposa in base alle loro sfilate. Devo dire che Ken era davvero un gran porco. Ringrazio Saro Zappalà. Io ringrazio la Fabrizia, Dario e tutti coloro che ci stanno seguendo e ci hanno seguito. Arrivederci a domani. E sottolineo anche il commento alla mia cappella introduttiva sui pensieri stupendi, ma che cazzo c'entra? Ringrazio Dario Manili. Buonasera. Mister X per la pazienza. Risaluto Saverio e Ciccio. E noi ci sentiamo domani con Fabrizio Micoshow. Buonanotte.